mi ricordavo di aver finito qua. Comunque, salve a tutti i corsari del web, io sono il Kyoissaro e quest'oggi siamo ritornati su Observer. Allora, nell'altro episodio avevamo iniziato a vedere un po' le cose iniziali, come muoverci, ma non avevamo ancora visto il succo della situazione, ovvero il poter entrare nella testa delle vittime, la cosa che sicuramente sarà appunto la parte dell'horror. Avevamo aperto il tastierino numerico, sperando che l'abbia tenuto aperto. Non l'ha tenuto. Ah! Mi ha elettrizzato, maledetto. Non so che cosa ha salvato, però noi dobbiamo hackerarlo. Abbiamo scoperto, anzi, ho scoperto, perché probabilmente voi avete già visto il tasto prima, che non avevo notato. Possiamo hackerare questo tastierino e andare avanti. Allora, chissà se riusciremo a trovare la signora HN. Grazie. Ah, giusto, devo spingere veramente. Questa. Oh, appartamenti 13 e altri. Buongiorno, signor venerdì 13. No, eh. Buongiorno, signor venerdì 14. Era un robot topo o era un robot delle pulizie? Perché se è un robot delle pulizie, non fa bene il suo lavoro. Buongiorno, signor venerdì 15. Venerdì 16. Ehi! Just want to talk. Who are you? Did Buongiorno. Chiron send you? No. I'm with the KPD, if that's what you're asking. Seriously? We haven't had a cop around these parts in Vabbè, never, mai. I guess. Beh. Right, you've got one now. Ora sono qui. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Grazie. Ehi. Beh, effettivamente è un appartamento di classe C, questo qua. Posso aprire sto affare? Porta sbloccata. Sono questi bisbigli, ragazzi? Innanzitutto si chiude la porta per evitare la fuga di persone. Allora, attiviamo la visione elettromagnetica. Visione elettromagnetica. Voices from below. Non credete alle loro bugie. L'epidemia è ancora in corso. Se il signor che abita qua dentro ha scritto questo articolo, è molto interessante. Veramente parla del fatto che è uno che non crede alla Chiron, ovvero quella che ha vinto la guerra, tra virgolette, e praticamente secondo lui c'è ancora l'epidemia in corso. Nessuna email, nessun documento. A ferro e fuoco? Veramente? Di nuovo qui da Nati Ragni? Inception, un videogioco nel videogioco. Palla di fuoco! Oh mio Dio! Simpatico! C'era un minigioco così! Va bene, interessante. Ok. Continuiamo con la visione elettromagnetica. Intanto qua in giro non vedo nulla. Apriamo un po' di scomparti. Perché c'è il frigo qua in alto? Non è un frigo! È un server. Quello suo è chiuso. Nessuna chimica. Elettromagnetica. Nada. Ok. Qua la porta è aperta. Ah! Impiccata. Remove your implant. Rimuovi il tuo impianto. Posso vederlo con la scritta elettromagnetica? Cos'è stato scritto? Anche chimica. Ah! Ok. Così posso. Corpo umano, uomo, maschio, peso 77 kg, altezza 3, B meno, attenzione, nessuna funzione. Va bene, ma non c'è nulla qui quindi. Non mi pare. Molto vuota come stanza. Allora, diciamo comunque che nei ceti più poveri queste cose si possono trovare spesso, immagino. Allora. Janitor left the door open. Ah, qua. Buongiorno, è permesso? Oh. Biochimica? Ah, una delle mie robe, credo. Sì. Yard. Elettromagnetica. C'è qualcosa di strano? Computer. Il muro si erge imponente. È un libro di una storia di guerra della Chiron per farsela un po' più. Richiesta rifiutata. No! Porca
Povero, non era... Ah no, non era il custode che voleva andare in classe B, era una persona che ci aveva detto. Però anche il custode a quanto pare voleva andarsene qui, eh. Beh, povero. Ok, messaggi molto aggressivi. Ah! Ah! Aspettate! La tipa HN! Hoffman Nathan è una HN. È un HN. Mi sembra più un maschio però. Primo piano. Ovviamente 2 HN. 104 e Anna Nadar, 106. Ok. Comunque al primo piano abbiamo 104 e 106, Novak Elena e Neder Hanna. Porca puttana! Cosa gli rispondo? Ho sbagliato strada. I must have taken a wrong turn. Ah, non me Hooray, l'aspettavo. authorized personnel. Sì, mi scusi, non volevo. Come che... Oh, questione di polizia. Police business, I know what I'm doing. I know what you are. Cosa sei? Oh, during war, took one alive. Chiamato Sent for one. per entrargli nella testa. No few. To get into his head. Però non sono una If you're minaccia. worried I'm gonna snap, don't be. They don't even let us carry guns anymore. Not worried. Past worry. Past most things. Ah, posso... Hai fatto la Fought guerra? in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma Flusso sweep. di plasma, colpito... Pure Oh! convoy. Povero! Il plasma è cattivo, eh. Cioè, molto potente. Dovremmo Sweep. averlo... Sorry, Dovremmo I didn't usarlo anche mean nel to mondo bring reale, se non back sbaglio, il memories. plasma. Un po'. Yes. Non come arma, ovviamente, come Memories. industriale. Adam. What can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant. Inquilino. Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah, maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. All right, Tin Man. Let me know if it comes back to you. Isolamento. Ah, giusto, gli Something chiediamo. triggered the lockdown. Trying to get it open. Chi è Rudy? Rudy and I. You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? Ah, nanofage è la traduzione inglese di No. nanofago. Ok. Last one. Long time ago. Down by the river. Old implants. Bad implants. Diciamo che non è proprio l'attrezzatura più moderna, immagino, quella che addossa, un po' di così, però... Rudy! Take it, Rudy is the robot. Multifunction service Ah, robot. ok! Drone, don't lose it. Perché, è cattivo? Wanders off. Haha! Sometimes. Need to track manually. Via Can d'uscita. we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate, accommodate, alleviate. Deve essere un protocollo. Forse lo fa apposta a non guardarci. Se può Yeah, essere che but ha I qualche know how that problema. last one used to work. Devo muovermi. Right, I'm heading out. Can you give me full access to the building? Assistance. Mi ha sbloccato quello che ho potuto. Unstable. Pensavo fosse più Looks criminalità nella classe C, invece no, ci ha good. permesso. Ok, forse non vuole avere Thanks. casini con la You polizia. better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty. Brutta? Ah! Bad. Bad! Look, just stay safe.
You know what? I never got your name. I'm Dan. Name? Janus. Meglio romano? Giove? No, Gen. Roman God. No. Ma... Sorry again. Qual era Gen? Che dio era Janus? Good to meet you. Non li conosco tutti, ma li conosco in gran parte. È normale che la visuale sia così? Credo di sì, forse è per lo spavento, non lo so. Andiamo. Perché la visuale malfunziona? Ah, aspettate. No, la medicina è piena. Non lo so. Abbiamo la visuale a pixel ora. Ah, giusto, dobbiamo andare al piano 1. Al piano 1, giusto. Perché non ti apri? Ok, che fatica ho a aprire i cassonetti. Proviamo a guardare con la roba chi, con la biochimica. Oh! Abbiamo trovato una roba di coso. Ah! Ma che fatica aprire queste cose. Ok, niente. Qua si può aprire? Chiuso. Ok. Cerchiamo le scale per salire al secondo, al primo, primo piano si trova, 104-106, no? Ok, saliamo. Floor. Floor 1. 101-104. Ah, da 101 a 104, immagino. 104 andiamo prima, da... Hey, you! I can hear you out there! Help me, please! Sì, mi dispiace, non riesco. Che cosa succede? Mi dica... What's wrong, sir? Oh, I heard this awful noise. What's going on? C'è un blocco. A lockdown? No. Oh, God, please, not today! What happened? What's so special about today? I was scheduled to undergo a medical procedure. It's a private matter. I'd rather not talk. Devi farti allungare il... Suit yourself. Sto scherzando. È dolore? Are you okay? Sounds like you're in pain. Oh, it's fine. I'm just... I got a... Ah, ok. Il disturbo. Devono aspettare. Anything I can do? Sure, if you're an expert in corrective surgery. Simpatico. Mi stai nel sospetto? I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. That's your condition. I really don't feel comfortable talking about it. Fine, I won't waste your time then. Hey, wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliberate, heavy breathing. Ah! Not hiding. Hunting. Anything else? The smell. It seemed oddly familiar. Reminded me of my childhood. Your child? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it would rain... Cosa abbiamo a che fare con un animale selvaggio? Ma io adesso ho paura di girarmi. No, io ora ho paura di girarmi di scatto. Bello, radiazioni super cazzute. Qua c'è un altro coso in biochimico. Strano che nel water non ci siano roba chimiche. Ma che strano che la visuale è diventata così. Ma scusate, io provo a prendere una medicina. Perché non credo che debba andare così la mia vista. Prendi una medicina. Era il livello di stress perché c'è stato un jumpscare. Ok, va bene. Interessante questa meccanica che anche il personaggio risente di queste azioni. Qua c'è il 102. C'è qualcuno? APD. Like to ask you some questions. Ah, qua si vede tutta la faccia. È il primo che è così felice. Sei decisamente calmo. You do know the building is under lockdown. Well, yes, but there's not much I can do about it, is there? I mean, I'm sure the authorities are handling the situation as we speak. Come to think of it, isn't that why you're here? Non esattamente. Devo mantenerlo calmo, vero? Sì. Sure. Well, there you go. Nothing to worry about then. Now, is there anything else I can help you with?
Qualcosa di sospetto? Heard anything suspicious lately? Neighbors acting weird? Actually, I did hear some noises coming from 104. Then the woman stormed out of the apartment and ran off. What kind of noises, sir? Screaming, breaking stuff. I didn't think much of it. I mean, those two are always at each other's throats. Ok, forse la nostra donna. Vicini problematici? These people get violent with each other. Well, I'm not sure about violence. Mostly just arguing, I guess. Today was worse than usual. That's probably why she ran out. La donna. Did you see where she went? Well, no, I didn't actually see her. I could smell suo odore. Smell her? Siamo su Bloodborne, che si odora il cacciatore e la belva, non lo so. The entire hallway reeks of it. She probably thinks it makes her seem ladylike. Ah. I see. I got it. Thanks for your help. I could hear her panting too, moaning like the whore she is. You did, huh? Yeah, biggest fucking cock tease you've ever seen. Always toying with me. Va bene, prostituta. All naked underneath her clothes. She knows I'm watching too. She likes to make me itch, cooped up with that junky meathead. I mean, what does he have that I don't? They're all like that, you know? Fucking mongoloid bitch. I hope she gets what she fucking deserves, so that she knows she's fucked up. She'll have no choice but to come to me, begging. But it'll be too late, you hear me? Too late! Basta così. Okay, I get the picture. Thanks for your... collaboration. Oh, yes. Si è accorto di aver perso un attimo le staffe. Va bene, va bene. Cos'è questa? È un impianto elettrico, molto interessante. Beh, qua in giro comunque non ci sono tracce di sangue, quindi... quindi comunque sta bene la ragazza. 103? JPD. Orga, ciò, qua tutti ci sono. It's about time you showed up. What the hell is going on? Why are we under lockdown? Most likely a malfunction. I'm still looking into it. You ain't looking in the right places. Because I don't know nothing. Ah, no? Just anything suspicious or unusual. Other than the lockdown, I mean. Well... ah, quindi è una coppia che viene al 104, ok. Pensavo fosse solo un vicino. More than usual, I mean. The girl ran off. Then it got quiet. Did you see where she ran off to? I ain't one to snoop. But judging by the footsteps, nel cortile. Say she ran down to the courtyard. Anything else you can tell me about them? What? The couple? Don't know them that well. The girl seems nice enough. Il ragazzo non saprei. Potrebbe essere nostro figlio. La donna. Oh, she's a trooper. Works double shifts in Cairo to support that ex-con asshole of a husband. Any idea what she might be doing for them? Can't be too important or she wouldn't be living in this shithole. Giustamente. Explains the look on her face, though. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping in shadows. Working for the corporation has that effect. Chissà cosa si fa là dentro. L'uomo? What can you tell me about the guy? Amir? I think he's called. Amir. He looks tough, but he's got the yellow eye, you know? Twitches like a turkey. Probably sells the shit. Beh, insomma, siamo comunque in quei quartieri. What the deal? I see him sneak around during the night, carrying packages and stuff. I doubt he's the goddamn postman. Perché no? Potrebbe. Un postino di roba. This kind of stuff happen often? You ever see a husband get violent? Nah, he ain't a wife beater or anything like that. He's just messed up. And again. Sì, insomma, sono un po' tutti così oggi. Qua in giro. Well, other than some asshole bringing animals into the building, I'd say that's pretty much it. Animals? Yeah, I could swear I heard something growling in the hallway. I informed the janitor, but he'd lose the plot midway through the talk anyway. Quindi è stato qualcuno a portare qua dentro un animale. That's new. Spiegherebbe i graffi. Andiamo a vedere il 104. È anche grande, beh, oh. È aperto.
Cos'è F? Visione notturna. Bello. Per vedere nei luoghi bui. Non sapevo. Entriamo. Anyone here? Chiudiamo la porta che non scappi qualcuno. Signori, io credo che chiuderò qua l'episodio. Bisogna mettere un po' di suspense, insomma, ho anche avuto il primo jumpscare qua. È veramente la prima volta che mi avete visto spaventarmi. Quindi signori, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi lascio in descrizione il link per la mia pagina Instagram. Condividete il video per supportare il canale. E noi come al solito ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio di Observer. E stiamo iniziando a seguire bene le tracce. Abbiamo trovato due indagate. Appartamento 104 e appartamento 106. Forse però il 106 quello che ci interessa. Però non vorrei essere sicuro. Signori, arrivederci. Whee!